Mino D'Alessandro, insomma, è una giornataccia questa per il Giulianova e dire che il primo tempo era stato comunque molto positivo al di là dello 0-1 che era maturato. È giornataccia perché non siamo riusciti a portare punti a casa. Però io ripartirei da quello che di positivo è stato fatto, nonostante le difficoltà che c'erano e che sapevamo. E avremmo avuto nell'affrontare una squadra che è stata allestita sicuramente per stare nei piani alti della classifica. Però io sono contento di quello che i ragazzi hanno fatto, dell'impegno anche del gioco che a tratti siamo riusciti a fare, soprattutto nel primo tempo. Poi è chiaro che alla lunga ci devono attendere che venisse fuori l'Aquila. C'ha giocatori che possono fare la differenza e che sono sicuramente più esperti per la categoria. Senti, l'arbitraggio ha inciso, il pubblico ha molto contestato D'Angelo Diascoli. Ma io di solito non sono abituato a fare vittimismo, nel senso, anche perché comunque è pur sempre una partita che hai perso 3-0. Però credo che c'è un po' da recriminare su un paio di episodi dove sicuramente non è stato troppo imparziale nelle valutazioni, anche perché dal campo stesso gli avversari su alcuni episodi che poi ha dato a favore dell'Aquila hanno fatto un sorriso, come a dire, ma non ci aspettavamo nemmeno noi quella decisione, soprattutto sul gol di Carbonaro. Credo che il difensore non sia scivolato da solo, stavamo sull'1-0, con quel gol saremmo andati sull'1-1. Però insomma è inutile stare a parlare di errori arbitrali, li facciamo noi, li fanno anche loro. Ultimamente però le cose stanno andando troppo spesso, diciamo, in nostro sfavore.